E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo fantasticissimo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a giocare con una nuova arma dell'orbita morta. Sto parlando della mitraglietta cinetica Biden-Hader, ok? Penso si legga così. Andiamo subito a vedere i perk. Abbiamo un telaio di precisione, quindi il rincuno di quest'arma ha un'oscillazione verticale più prevedibile. Due tipi di mirini, OLOSC, un mirino olografico H a zoom medio che aumenta notevolmente la gittata e riduce leggermente la maneggevolezza, e il termico SD, ottica elettronica termica H a zoom medio, che mette di salto i bersagli nemici e aumenta la gittata. Sia perché mette di salto i nemici, sia perché aumenta la gittata, appunto, ho preferito mettere questo. Dopodiché abbiamo un caricatore esteso, quindi quest'arma ha un caricatore di dimensioni notevoli, ma si ricarica più lentamente, aumenta notevolmente il caricatore, riduce notevolmente la velocità di ricarica e proiettile a calibro elevato. I colpi di precisione di quest'arma fanno barcollare di più i nemici, aumenta leggermente la gittata. Questo qua aumenta la gittata e diminuisce il caricatore di 4 colpi, quindi alla fine cambia ben poco, sinceramente, e aumenta anche la velocità di ricarica. Quindi ho preferito mettere proiettile a calibro elevato. Perk peculiare: assassino ambizioso, quindi sovraccarica il caricatore in base al numero di uccisioni rapide effettuate prima della ricarica. Quindi adesso andiamo subito a vedere come si comporta l'arma in partita. Ok, allora premetto subito che ho fatto un paio di partite con quest'arma e ho veramente fatto dei punteggi orribili. Non perché l'arma sia scarsa, ma perché semplicemente incontravo sempre gente che o stava insieme sempre comunque, oppure muori, muori, muori. Ok. Oppure utilizzava armi da lunghe distanze, quindi io potevo far poco. Quindi adesso cercherò un attimo di camperarmela abbastanza, perché altrimenti non riesco a, considerando anche la mappa, non riesco a fare proprio niente. Quindi Zona cercherò di B conquistata. rimanere Zona di sempre negli vantaggio spazi un po' più conquistata. chiusi, magari Zona C utilizzare il persa. cecchino negli spazi un po' più aperti. Comunque, l'arma io l'ho confrontata con l'Atalanta D, che comunque non è una mitraglietta particolarmente forte, però non se la cava nemmeno tanto male. E a livello di statistiche ha Conquistata una zona A. La zona di vantaggio a destra. gittata più alta, gittata molto più alta, in realtà, parecchio, parecchio, parecchio più alta. Dicevo, una gittata molto più alta e un po' meno maneggevolezza e un po' meno stabilità. Però i danni vedete che li fa, e anche parecchi. Diciamo che per essere una mitraglietta probabilmente predilige spazi abbastanza lunghi, considerando appunto che esistono mitragliette come per esempio il fardello dell'eroe, che bene o male si adattano un po' a tutte le medio-corte distanze e che magari anche dalle corte riescono a fare veramente male, pur avendo una gittata parecchio alta. Questa probabilmente perché io ho messo il mirino a zoom medio, diciamo che non è proprio, ma quasi, diciamo proprio che non è esattamente perfetta dalle corte distanze, però comunque riusciamo a fare Zona qualcosa aperta. rispetto a molte altre armi. Vedete che dalle medie distanze se la cava veramente bene per essere una mitraglietta. La cosa che un po' mi dà fastidio è il fatto che il caricatore sia basso. Avendo messo proiettile a calibro elevato, il caricatore è abbastanza basso. Infatti bisogna più che altro Sei d'accordo ricordarsi di con me? ricaricare ogni volta che si fa un gunfight, insomma, non particolarmente, come si dice, una volta che sprechiamo un po' di colpi, comunque spariamo per un po' e non prendiamo nessuno, bisogna ricordarci di ricaricare. Vedete, dalle medie distanze è veramente molto forte per essere una mitraglietta. L'ho già detto, poi vabbè, c'è la gente col pompa che non muore mai. Probabilmente va accompagnata con un'arma che sia particolarmente forte dalle, direi forse. In realtà dipende da come ve lo volete Zona A giocare, conquistata, perché la zona se di vantaggio preferite magari un destra. set che si incentra più sulle medio corte Bene, distanze, vi mostratevi in conviene forma e avvio la probabilmente battaglia. prendere un'arma che si incentra proprio sulle corte distanze, che sia particolarmente forte dalle corte distanze, Ho sentito delle ossa. in modo da, diciamo, compensare questa piccola pecca. Altrimenti, se volete fare un set un po' più equilibrato, bello, bene o male, io comunque non uso lo stesso, sempre lo stesso set per Comando farvi perso. questo tipo di esempio. Per farvi questo tipo di esempio, io bene o male dicevo non uso sempre lo stesso set, però che ne so, ho due set principali che uso, che utilizzo in questo momento, ovvero l'Hackelgod 5 e minuti rimasti. l'artiglio del Regiman. Magari adesso scapperei anche. L'Hackelgod lo uso in spazi un po' più corti, mentre l'artiglio del Zona A Regiman, conquistata. Zona di vantaggio principalmente in una mappa conquistata. come questa, Zona utilizzare C in l'artiglio del mezzo. Regiman perché comunque ci sono spazi parecchio grandi.
Quindi appunto, diciamo che ho un set per le corte distanze e un set per le lunghe distanze. Se volete mettere quest'arma nel set per le corte distanze, vi conviene senza dubbio accompagnarla ad un'arma che compensi questa sua difficoltà, piccola difficoltà, perché alla fine non è che sia scarsa, è solamente un attimino difficile da controllare dalle cortissime distanze. Io sono morto. Se volete invece metterla in un set che utilizzate più dalle medio lunghe, magari accompagnatela con un impulso, con qualcosa che appunto sia particolarmente forte alle lunghe distanze, che possa compensare appunto questa pecca dalle lunghe, che bene o male non è una pecca perché alla fine è una mitraglietta, quindi ci sta che non sia particolarmente forte alle lunghe distanze. Anche se vedete che bene o male dalle medie, diciamo, medie normali, sì. Dalle medie distanze i danni arrivano, il problema è la stabilità che, essendo, no, diciamo, il problema è la stabilità che alla fine bisogna cercare di compensare. Scappa. Però Zona A conquistata. rimane una Avanti, il mitraglietta, vantaggio è quindi ci vostro. sta che non sia tutta questa potenza alle lunghe distanze. Vabbè, l'infame col lancio gravitazionale è sempre. Ok, abbiamo vinto. Non so bene o male come ho giocato. In realtà mi sembra meglio delle partite che ho fatto prima. Ma anche perché, appunto, vedete che rimanendo negli Impressionante. spazi piccoli si Potresti riesce a impartire lezioni controllare. sul Infatti, ho controllo fatto, territoriale ai vabbè, non un Vangeli? buonissimo rateo. Però, vabbè, non una partita perfetta. Comunque, non malissimo. Quindi, ragazzi, questa era l'arma. Come ho già detto, è un po' particolare perché è una mitraglietta che riesce a fare danno dalle medie distanze. Però la stabilità pecca molto. Quindi, meglio utilizzarla dalle medio corte perché dalle cortissime non si riesce. In base a come la volete utilizzare, accompagnatela da un'arma molto forte dalle cortissime distanze o dalle lunghissime distanze, medio lunghe distanze, in modo da poter compensare appunto questi due lati negativi. Quindi ragazzi, questa era l'arma. Io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tantissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione. E anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.